stata un'iniziativa del lungimirante, il dottor Manaigo, che si era rivolta a me già, insomma, dopo la chiusura immediata dell'hotel, che è stata il 12 marzo. Tra l'altro, insomma, l'hotel della Posta, come penso tutti gli altri 50 alberghi di Cortina, si sono trovati ovviamente in una situazione di chiusura immediata. Ritengo anche, insomma, come avvocato, che forse gli albergatori è la categoria ad oggi che veramente è quella che ha sofferto di più, perché insomma immagino solamente Venezia, di quello che è successo a Venezia, quindi un totale disastro. E io mi sono concentrato ovviamente in questi mesi, perché alla fine siamo tutti a casa, di studiare con una linea difensiva, ovviamente attenendosi a tutto ciò che la legge prevede. E niente, Nel particolare, voi avete citato il Ministero della Salute, no? Della Repubblica Popolare Sì, Cinese. Ministero della Sanità cinese, Per quali motivi, quindi? perché guardi, io a mio modesto e avviso, insomma, io ritengo che la Cina abbia delle gravi responsabilità. Ovviamente non entro nel merito, perché tutti questi giorni stiamo sentendo medici, virologi, avvocati, insomma, io sono entrato semplicemente nel dettaglio, e quindi a mio modesto parere, spero che poi, insomma, sia confermato anche in fase giudiziaria, che la Cina per quasi 40 giorni non ha informato, ecco, le autorità competenti, si stava, diciamo, diffondendo un'epidemia. Ora non voglio entrare, sento, nell'aspetto giuridico, perché ovviamente un sacco di telespettatori non sono ovviamente avvocati, però l'ho paragonato un po' come un ciclone, come se il servizio meteorologico degli Stati Uniti non avesse avvisato in tempo che un ciclone si stesse abbattendo su una costa, e quindi il ciclone poi che porta Guardi, una causa devastazione simile, avvocato, lo riportava l'altro giorno il Daily Mail dall'Inghilterra, ma riguarda in realtà un tribunale della Florida, è stata sì. istruita sempre nei confronti della Cina per aver in qualche modo acquisito una sorta di vantaggio, no? Anche economico, se vogliamo, rispetto alla gestione della crisi. La saluto chiedendole quale genere di feedback si aspetta e in quali tempi, no? Per Ma l'albergo che guardi, lei io difende. le dico solo, il Tribunale di Belluno è un tribunale già ben Sì. noto alle cronache italiane, perché, come lei ben sa, nel 68 si è occupato della crisi del Vajont, della famosa diga del Vajont. Quindi insomma, è un tribunale ben noto alle cronache, purtroppo, italiane, anche, insomma, è un tribunale ottimo, con degli ottimi magistrati. Io ritengo che sia la prima causa, una causa pilota, e penso che tantissimi piccoli, medi e grandi imprenditori possano seguire questo mio atto giudiziario, ecco, ovviamente con i propri avvocati, però Sì, staremo a sì. vedere.